Appassionati di calcio a 5, ben trovati all'appuntamento con Mondo Futsal, la rassegna del calcio a 5. In questa puntata parleremo di una rapidolatina scatenata, continua a collezionare vittorie, ma di importanti novità anche per le formazioni fondane nel campionato di Serie B e in quello di C1. E poi la consueta panoramica sulla C2 e sui due gironi di Serie D. Tutto questo tra pochissimo. Serie 2 prosegue il momento di grazia della Rapido Latina Calcio a 5, una Rapido travolgente. La squadra del patron La Starza si è sbarazzata agevolmente dell'Esernia con il risultato finale di 6-3. Alle doppiette di Avellino e Maina si sono aggiunte le marcature di Battistoni e Menini. Ma riviviamo quanto accaduto al cospetto dei molisani con gli highlights di Enrico Pasquali Coluzzi e le immagini di Gianluca Bologni. Con questo successo Latina si stabilizza in terza posizione alle spalle della Cascina Orte e della capolista Corigliano, vittoriosa in esterna sul campo della Roma Torino Futsal. Nel prossimo turno i ragazzi di Mister Giampaolo faranno visita al fanalino di coda Augusta in quello che sarà un tuffo nel passato per il tecnico capitolino del Latina che allenava i siciliani la scorsa stagione. Ma torniamo a parlare dell'ultimo successo dei nerazzurri ascoltando la voce dei protagonisti.
Finalmente buone notizie in Serie B, sono arrivati i primi 3 punti per la formazione del presidente Ginepro. Il Fondi si è imposto in casa del Foligno con il punteggio di 5-4. Sono andati a segno Fantin, Pannozzo, Frainetti e Lauretti con una doppietta. Il servizio di Luca Figuccio con l'intervista al coach Paolo De Simoni. Mister, primi punti, prima vittoria, com'è andata la partita? Beh, è stata una battaglia, ma insomma aspettavamo questi punti perché ce li meritavamo dopo tanto sacrificio, dopo tante volte che ci siamo andati vicino, tanti regali che avevamo dato alle squadre avversarie, per cui questa è una partita che abbiamo affrontato con tanta concentrazione. Avevamo anche 3 assenze importanti che però io non considero mai, perché comunque è il discorso della squadra, dell'organizzazione che dobbiamo mettere in campo per portare via questa vittoria. C'è stata una grandissima concentrazione e soprattutto una voglia di vincere da parte dei ragazzi. Io quello che avevo detto prima della partita era proprio questa cosa qui, basta con i tanti complimenti, 0 punti, oggi dobbiamo proprio lottare per cercare di prenderci qualcosa da questa partita. È stato così, abbiamo lottato fino alla fine, abbiamo avuto un pizzico di fortuna anche. Devo dire che il Foligno è una grandissima squadra, ha perso il derby con il Nursia, ha perso con noi, altrimenti sarebbe stata sicuramente tra le prime, per cui sarà difficilissimo andare a prendere punti sul loro campo. Noi ci siamo riusciti, ci godiamo questa vittoria e pensiamo già da adesso alla prossima partita. Dopo aver mosso la classifica, i rossoblù affronteranno la Innova Carli Sport Ariccia, che occupa la 4ª posizione a 3 punti dalla vetta e che è reduce da un pareggio interno contro i pari classifica della Futsal Isola. Nel massimo campionato regionale, brutto tonfo per la Gymnastic Studio. La compagine del neo mister Massimiliano Paluzzi ha subito un brusco scivolone in terra ciociara contro l'Atletico Ferentino, guidato dalla vecchia conoscenza pontina Luciano Mattone. Con questo successo i ciociari abbandonano l'ultima posizione. I gialloblu fondani affronteranno in casa, nel prossimo turno, la EasyMed Porsche Tivoli, che naviga nella parte bassa della classifica. E a questo punto, per gli altri campionati C2 e Serie D, passiamo la parola al collega Daniele Porcelli. Bene, grazie Domenico e ben ritrovati quindi ai telespettatori di Mondo Futsal per questo nuovo appuntamento. Andiamo subito con la lettura dei risultati maturati nella 7ª giornata del campionato regionale di Serie C2, il girone C, quello che ci interessa maggiormente. Aninove Ciampino, città di Pontinia, 5-1. Eagles Aprilia, Atletico Anzio Lavinio, 6-5. Minturno Pontina Futsal, 11-2. Real Castelfontana, CCP 1987, 9-4. Terracina batte Connect, 4-3. Velletri, città di Cisterna, 1-1. L'unico risultato in trasferta vede la vittoria del città di Minturno Marina a Cisterna, appunto contro la Vigor Cisterna 1994 per 7-3. Per una classifica che vede al comando sempre la Battistrada, la formazione allenata da Simone Guiducci, Real Castelfontana a 21 lunghezze, 7 vittorie consecutive proprio per la formazione castellana. Seguono a 5 lunghezze di ritardo le due formazioni appaiate a 16 punti, si tratta del Minturno e Aninuovi Ciampino. Il Terracina risale la testa e si trova a 13 punti dopo la vittoria ai danni della Connect. Due formazioni sempre appaiate ma a 12 punti per Velletri e città di Minturno Marina. CCP 1987 10 punti, 9 punti per Eagles Aprilia. Connect e Pontina Futsal sono a 6 punti, Vigor Cisterna 1994, città di Pontinia e Cisterna con 5 punti, chiude il fanalino di coda a 4 punti l'Atletico Anzio Lavinio. Per questa 7ª giornata è giusto e doveroso andare a seguire le immagini e soprattutto le interviste realizzate da
Domenico Antonelli e Davide Mancini per quanto riguarda Vigor Cisterna 1994 e Città di Minturno Marina con Andrea Abruzzese e il tecnico De Clemente per quanto riguarda la formazione del Sud Pontino. Andrea Abruzzi, si è andata male un secondo tempo in cui ci avete messo l'anima, avete provato ad attaccare e poi alla fine per il cinismo del cittadino di Minturno forse ha avuto la meglio. Sì, siamo in un momento come avete potuto vedere anche voi, non facile dai, non facile, non ci esce niente, ci va tutto storto e in più anche noi ci mettiamo del nostro con degli errori ecco, banali, non della categoria. Ecco, come si rialza, come può rialzarsi la squadra da questo momento? La squadra, io sono convinto, qualcuno mi prenderà per scemo, però io sono, scusate il termine, io sono convinto che la squadra è buona, è valida, l'abbiamo dimostrato col Pagliano che abbiamo vinto lì in Coppa, l'abbiamo dimostrato con la partita prima a Ciampino che è comunque una squadra candidata alla vittoria finale, abbiamo perso di un gol non benissimo diciamo. E niente, ci dobbiamo rialzare come? Ci dobbiamo allenare, ci dobbiamo chiudere la bocca e dobbiamo correre sul campo, lottare, fare quello che facevamo fino a qualche tempo fa. Mister De Clemente, il Città di Minturno Marina strappa 3 punti d'oro qui a Cisterna. Sì, strappa, hai detto bene, abbiamo strappato 3 punti d'oro perché penso che la differenza l'abbia fatta solamente un pizzico di entusiasmo, perché poi a livello tecnico e tattico si vedeva che noi siamo ancora inesperti, siamo acerbi e dall'altra parte invece c'era più di qualche elemento che mostra le proprie caratteristiche e quindi fin dal primo minuto insomma ho cercato di caricare i ragazzi proprio per riuscire in qualche modo con l'entusiasmo a sopperire a quelle che sono le nostre lacune. Diciamo che in questo momento è quello che ci sta riuscendo bene, avere l'entusiasmo. Ecco, entusiasmo comunque anche cinismo, quel cinismo mostrato nel corso del secondo tempo quando praticamente la partita per buona parte almeno l'ha fatta la formazione di casa mentre voi poi siete riusciti a ripartire e a siglare più gol. Sì, diciamo che comunque cinica sì, ne abbiamo sbagliati tantissimo, abbiamo sbagliato molte ripartenze. Loro diciamo che secondo me, poi non so, penso che Angeletti sia più esperto di me, posso dire insomma che secondo me abbiamo forse spezzato quello che era il loro gioco, quindi la loro tranquillità nel tessere le ragnatele. E infatti nel secondo tempo mister Angeletti, che è un vecchio volpone, aveva sicuramente detto insomma di scavalcare quella che era la fase offensiva nostra, cioè di pressione nostra con dei pallonetti, se si è fatto caso, da un lato verso l'altro insomma. Però noi ci ha detto bene perché nel fare questo erano un po' lenti, allora ci davano modo di stringere un po' in area di rigore. Siamo contenti. E dopo aver chiuso la parentesi del campionato regionale ci trasferiamo invece a quello provinciale con la quinta giornata del campionato di Serie D. Iniziamo dal girone A dove la sfida tra Antonio Palluzzi e Real Podegora si chiude sul 6-6. Importante anche la vittoria nel recupero per quanto riguarda il Real Podegora al Palacarucci contro il Real Terracina per 6-5. Atletico Rocca Massima nel big match della posizione alta di questo raggruppamento riesce ad avere la meglio nei confronti dell'Accademia Sport per 3-1. Latina Scalo Cimil batte Virtus Terracina per 7-3. Parrocchia San Giuseppe a Casa Lazzara, Real Latina, importante colpo esterno del Real Latina sulla Parrocchia San Giuseppe per 3-2. Non disputata la gara tra Real Terracina e Virtus Latina Scalo, per quanto riguarda questa sfida non si è presentato il direttore di gara, quindi attendiamo le decisioni del giudice sportivo. Sporting Giovani Risorse batte Flora 92 per 5-1, chiude il quadro dei risultati la vittoria dell'Unite Aprilia nei confronti della PR 2000 Aprilia, quindi derby in favore della United per 6-1. Per una classifica che vede al comando adesso solo 2 formazioni a punteggio pieno. Atletico Rocca Massima in Unite Aprilia dopo 5 giornate a 15 punti. Segue a 3 lunghezze di ritardo l'Accademia Sport, a 10 punti Sporting Giovani Risorse. A 9 punti invece si trovano Latina Scalo Cimil e Real Latina, 8 punti per il Real Podegora.
Antonio Palluzzi a 7, Real Terracina, Pensieri e Parole a 6 punti. A 3 punti troviamo Pierre 2000 Aprilia, Virtus Terracina e Parrocchia San Giuseppe. Chiudono Fanalino di Coda, due formazioni, Flora 92 e Virtus Latina Scalo. Per questa giornata realizzati il servizio esterno, soprattutto le interviste dopo Parrocchia San Giuseppe e Real Latina, con la vittoria della formazione pontina guidata da Massimo Ripanti con Diego Stasino, il giocatore laterale della formazione nerazzurra, e con il portiere Daniele Paris per quanto riguarda la Parrocchia San Giuseppe. Allora, con Diego Stasino analizziamo l'anticipo di questa quinta giornata. Il Real Latina espugna il campo della Parrocchia San Giuseppe, una prova forse più determinante nella prima parte, nella seconda troppi errori sotto rete, soprattutto sui calci piazzati. Sì, diciamo è stata una partita molto difficile, oggi eravamo un po' rimaneggiati con varie assenze, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, siamo andati sul 3-0, forse al secondo tempo ci siamo un po' addormentati, però poi alla fine siamo riusciti a portare a casa il risultato con una buona difesa. Daniele Paris, un calcio di rigore e un tiro libero parato, però non è bastato alla Parrocchia San Giuseppe per riaddrizzare questa situazione. 3-0 il primo tempo, poi nel secondo siete venuti fuori molto bene. Allora, analizzando il primo tempo abbiamo concesso quel poco che bastava per prendere gol. È stata una partita comunque sia bella, che oltre al nervosismo, arbitro, non arbitro e tutto quanto, è stata comunque una bella partita combattuta fino all'ultimo da parte nostra e anche da parte dell'altra squadra. E abbiamo un po' di rimpianti, perché comunque sia, per il modo in cui abbiamo giocato il secondo tempo, potevamo fare molto meglio in tutta la partita. Però stiamo crescendo come gruppo e comunque sia, vedo, cioè, andiamo meglio ogni partita che passa. Dopo aver visto quindi il servizio realizzato dopo la gara tra Parrocchia San Giuseppe e Real Latina, invece andiamo a vedere i filmati per quanto riguarda il big match di questa quinta giornata tra Atletico Roccamassima e Accademia Sport. Atletico Roccamassima, 5 vittorie, punteggio pieno, e andiamo ad analizzare questo score piuttosto importante, questo cammino per la formazione di Milano Antici con Andrea. Un gol anche per te a sigillare l'ottimo momento di questa formazione. Sì, è un ottimo momento per noi, abbiamo fatto 5 vittorie di seguito, oggi era uno scontro diretto per la lotta al campionato e fortunatamente è finita 3-1 per noi, con un gol mio anche, ma ringrazio la squadra che tutta insieme siamo un bel gruppo di 15 persone che andiamo avanti fino alla fine e speriamo che continuiamo così fino a fine campionato. Con Catanzariti analizziamo questa sconfitta, il primo banco di prova non è andato bene per l'Accademia Sport, per voi finisce la gara, battuti, finisce anche l'imbattibilità della vostra formazione, avete addirittura terminato con un uomo in meno e addirittura lei è stato allontanato. Sì, sulla mia espulsione non commento, mai espulso in vita mia, non ho detto niente, però vabbè, c'è mai espulso. Mi dà spiegazioni dopo, ci credo. Ecco, mister... Però non parliamo di questo che non c'è. Sull'imbattibilità, abbiamo giocato con Roccamassima, è uno squadrone, c'è poco da dire. Io esco ancora confortato dalla partita di oggi, si può perdere, il secondo tempo ce la siamo giocata alla grande con la squadra, penso noi più forte del girone. Io posso fare i complimenti ai ragazzi, un po' il primo tempo abbiamo pagato due errori, ci hanno punito subito. Bravissimo Roccamassima, però io esco confortato dalla partita di oggi, ancora non ci hanno dominato, ce la siamo giocata. Bene, abbiamo chiuso la parentesi anche per quanto riguarda il girone A della Serie D, andiamo invece al girone B dove due gare non vengono disputate, una per la mancata partenza per le avverse condizioni meteorologiche, quindi anche per il mare non è partito il traghetto che avrebbe dovuto consentire al Formia 1905 di andare a disputare il match a Ventotene, quindi
gara quindi da recuperare, come non è stato disputato il confronto tra Vis Fondi e Sporting Terracina in programma sabato sera a causa di un lutto che ha colpito la famiglia di Oresti Massimo, il portiere, l'estremo difensore della formazione fondana allenata da Fabio Padula. La redazione di Mondo Futsal si stringe intorno e quindi rinnovando anche le condoglianze alla famiglia Massimo Oresti. Andiamo comunque con i risultati che sono maturati in questa giornata. Atletico Sperlonga batte Virtus Fondi 8-4. DLF Formia, dopolavoro ferroviario, sconfitto in casa dall'Atletico Gaeta per 6-2. Vittoria esterna importante della San Giovanni Spigno contro l'Olympus Sporting Club per 1-0. Vittoria esterna anche per l'Atletico Marana 5-4 a Itri contro il Pala Bagnoli. Vittoria invece per il Tremenzuoli nei confronti dell'Order Ranch per 3-2. Una classifica che mancano ancora risultati importanti, vedremo quando verranno recuperate queste gare, ma andiamo comunque alla lettura dopo i risultati maturati per la quinta giornata. Al comando due formazioni, Atletico Gaeta e Vis Fondi con 10 punti. Seguono a una lunghezza di ritardo un trittico, Old Ranch, Olympus Sporting Club e Tremenzuoli, il sorprendente Tremenzuoli. Atletico Marano e Atletico Sperlonga si trovano a 7 punti. A 6 punti invece troviamo San Giovanni Spigno, Pala Bagnoli 89. 4 punti per Dopolavoro Ferroviario, Formia Calcio e Sporting Terracina. Chiude un terzetto, Ventotene, Formia 1905 e Virtus Fondi. Per quanto riguarda questa settimana, da Daniele Porcelli è tutto. Io vi rinnovo la buonasera, ridando la linea a Domenico Ippoliti. E con l'ampia panoramica di Daniele Porcelli termina questa nuova puntata di Mondo Futsal, la rassegna del calcio a 5. A noi non resta che invitarvi a seguirci quotidianamente attraverso il sito mondofutsal.net, senza mai dimenticare poi l'indirizzo youtube.com/mondofutsaltv. È veramente tutto, appuntamento alla prossima settimana, grazie per averci seguiti.